Dani, vieni, vieni qui. Che c'è, Robby? Dove sono Nina e Matti? Non lo so, magari sono sul divano. Ok, perfetto, perché voglio proporti di fare un mega scherzo a Nina o a Matti. Anzi, a tutti e due, sì. D'accordo, lo sai che mi piacciono tantissimo gli scherzi. Ma che dobbiamo fare? Dobbiamo farli spaventare. No, già fatto. Qualcos'altro, Dani, qualcosa che tipo li farò uscire di testa, qualcosa che proprio diranno: ma come vi siete permessi? Tipo, ci urleranno tantissimo contro. Deve essere uno scherzo a qualcuno, qualcosa a cui loro tengono tantissimo. Esatto. Ragazzi, scrivete nei commenti secondo voi quale scherzo potremmo fare ai nostri amici Nino e Matti. Tu hai pensato a qualcosa? Ora ci penso. Guarda che carina piedina. Guarda che carina piedina. Sì, carinissima, va bene. Ma guarda tu quanto sono forte invece. Guarda qua cosa sta leccando. Dai. Matti! Guarda che carino Willy. No, non ci credo. E guarda pure. E basta con questo telefono, ho perso. Ci sono, Dani. Spiare Nino e Matti è stato davvero molto utile. Matti non fa altro che giocare alla play, quindi basterà rubargli la play? No. Guarda, Nina non fa altro che parlare dei suoi gatti. È vero, sta sempre con il telefono a dire: com'è bella piedina, com'è bravo burro. Io so che anche Matti ci tiene tantissimo i suoi gatti. Effettivamente è vero, Matti adora i suoi gatti. Anche burro lo ha sì, regalato. Sì, ci sono. Potremmo fare uno scherzo riguardante i gatti. Dani, ma sei una genia degli scherzi. Sì. Lo so, me lo dicono sempre. Sì, ma che scherzo facciamo? Non me lo hai detto, Dani! Ehi, Nina! Che sì? Stai facendo? Sto guardando le foto dei miei gatti. Guarda, qua erano tutti e tre insieme. Oh, che carini! Sì. Ma devi dirmi, qual è quello che preferisci? Cioè, che è più buono, che ti permette di fare le tante coccole? No, ma non posso scegliere, sono tutti e tre carini. Lo so, ma c'è sempre quello più bello, più coccoloso. Guarda, questo è burro! Ah, sì, è davvero carino. Però, piadina, la vedo sempre sdraiata sul divano, è vero? È dolce? Sì, è proprio dolce e carina, piadina. Guarda, quasi stavo facendo fare le coccole sul tappeto. Dai, Nina, su, dimmi qual è il gatto che preferisci. Non lo dire a nessuno, però. Piadina? Piadina? Oh, che carina. Va bene, vado a controllare che cosa sta facendo. Sì, ok, a dopo. Robby. Mi ha detto Nina, sì? Che il suo gatto preferito è Piadina. Piadina? Non l'avrei mai detto. Pensavo fosse Willy. E quindi cosa facciamo a Piadina? Le facciamo il solletico finché non dice miau, miau, miau. No, ci sto pensando. Ma voi amici prima dovete iscrivervi al canale, perché siamo quasi arrivati ai 600.000 iscritti. Wow, è vero, sono tantissimi, quindi grazie mille. Ma soprattutto ai 600.000 iscritti faremo un mega video che non potete perdervi. No, dicevo, soprattutto mi devi dire che scherzo facciamo. Immagina Nina che apre il suo frigorifero e si ritrovasse Piadina all'interno. Sicuramente si spaventerebbe tantissimo. Dani, non possiamo mettere un animale vivo all'interno del frigo, del freezer. Ma certo che no, Robby. Sarà tutto per finta. Ok, quindi faremo finta di mettere Piadina all'interno del freezer di Nina. Sì, e Nina non si accorgerà che sarà uno scherzo. E per noi sarà super divertente. Per attuare questo scherzo dovremo dividerci in due punti. Punto numero uno: io distrarrò Nina e Matti portandoli in un luogo lontano da Piadina. Mentre tu, Dani, invece, dovrai riuscire ad attirare Piadina e nasconderla da qualche parte. Mi raccomando, un posto per lei comodo con acqua e cibo. Ma si può sapere dove ci stai portando? È arrivata la posta e io non posso andare a prendere la vostra posta. Siamo a casa vostra, quindi dovete andare voi a prendere la vostra posta, ma no? Ma non arriva la posta di solito, la prende il portiere. La prende il portiere. Sì. Il portiere è una partita di calcio come portiere e quindi adesso non c'è più il portiere e c'è solo l'attaccante e il difensore. Ma scusami un secondo, ma tu come fai a sapere che è arrivata la posta? Sì. Sono io il postino della posta per voi. Ah, non sapevo di questo nuovo lavoro. Ma l'ho lasciata giù.
dobbiamo andare giù. Okay. Io non ho capito, andiamo. Vabbè, andiamo, speriamo sia qualcosa di bello. Ce l'ho fatta, speriamo che Dani sia riuscita anche lei nel suo piano. Ehi, piccola piadina, scusa se ti ho disturbato, ma dobbiamo fare uno scherzo ai tuoi due padroncini. Quindi, secondo te, dove ci possiamo nascondere? Ah, ok, va bene. Allora, vieni con me. Ti farò tantissime coccole. Sì, lo so che tu vuoi venire con me. Andiamo. Hai detto che c'era la posta e la posta non c'è. Praticamente forse l'hanno rubata, non lo so, non sì, è colpa sì, mia. Sì, chi l'ha rubata? Il postino invisibile? Il postino invisibile, dovremmo chiamare le autorità invisibili, i poliziotti invisibili. Vabbè, quindi adesso che facciamo? Niente, andiamo di là. Ma io voglio sapere che posta era arrivata! Magari era una lettera d'amore dal mio ex fidanzato. Ops. Cosa? Siete arrivati! Ciao! Beh, avete trovato qualcosa? No, Robby ci ha fatto perdere solo tempo. Non c'era nessuna posta, nessun portiere, nessun campo da ca... Vabbè, non c'era niente. Hai fatto, Dani? Sì, Robby. Ho messo tutto nel congelatore, anche piadina. Hai messo piadina nel congelatore? Ma sei impazzita? Avevamo detto che ci doveva essere un pupazzo, un peluche, qualcosa di simile a piadina. Ma sei proprio scemo! Certo che ho messo un pupazzo, mica ho messo piadina vera. Ma l'ho nascosta perfettamente. Ma hai trovato anche un pupazzo che assomiglia tantissimo a piadina, quindi? Certo, te l'ho detto che sono bravissima a fare gli scherzi. E adesso dov'è? Il gatto o il peluche? Il peluche è un gatto, quindi sono entrambi gatti, non sto capendo più niente. Piadina, piadina, quella vera. Quella vera è nascosta nel bagno. Ok, e invece il peluche? Il peluche nel congelatore. Ok, quindi dobbiamo fare in modo che Nina apra il congelatore adesso. Sì, magari mi è venuta proprio fame in questo momento. E anche che Matti non vada in bagno. Io però mi sto annoiando, siete venuti qua a casa a fare cosa di preciso? Te lo dico io, a rompere le scatole con la storia del postino. Mm-hmm. Ma no amici, adesso voglio proporvi questo fantastico gioco. Dobbiamo riuscirci a passare la palla da una parte all'altra. Prendila, vai! Aspetta! Ok, ci provo io. No, quasi! Mamma mia! Che scarse che sono! Veramente non ho mai visto due persone così scarse a questo gioco! Sai che ti dico? Ragazze, dateci a noi quei sparapalline! Esatto, vi faremo vedere che siamo i maestri di questo gioco! Esatto, e poi Ninna aprirà il freezer! Volevo dire... E poi mangeremo tutti assieme! Aspetta, ma... Cosa ha detto? Io ho il cono blu perché sono vestito di blu. E io ho il cono verde perché non c'è il cono blu perché ce l'hai tu. Pronto? Sì. Tre. No, più lontano, altrimenti poi non riesci a darmela la pallina. Ok, allora vado, Sì. Tre, due, uno. Preso anche con rimbalzo, è più difficile con rimbalzo. E adesso deve tornare da Matti questa pallina. Tre, due, uno. Wow, ci sono riuscito! Questa vittoria mi ha fatto venire fame. Voi che dite? Sì, fame. Ma che mangiamo? Io lo so cosa potremmo mangiare. Un bel gelato, sì! Va bene, ok, anche se fa un po' freddo per il gelato. Però è casa tua, quindi devi andare tu a prenderlo. Io ti aspetterò qui. Dani, però fai fare sempre tutto a me. Sta per il freezer, quindi? Non è che forse è uno scherzo di cattivo gusto? È probabile, Dani, però almeno quando scoprirà che il suo gatto invece sta benissimo, tutti quanti rideremo assieme. D'accordo, voi iscrivetevi al canale. Sì. Gelato. Matti? Hai messo tu questa ciotola qua in freezer? Io? Ma no, non l'ho nemmeno vista quella. Da dove è uscita? Non lo so, che strano, non l'ho mai vista. Pesa tantissimo. Ma questa non è nostra? Aspetta. Un gatto. Questo è un gatto. È il nostro gatto quello. Assomiglia
stare fresca e quindi l'abbiamo messa nel freezer. Eh sì, perché tanto già fuori fa freddo, quindi abbiamo pensato dove può fare ancora più freddo nel freezer. E guardate che faccia che avete, Nin e Matti, mamma mia, quante risate. No, ma voi siete pazzi, fai qualcosa, sciogli il ghiaccio. Non si scioglie. La mia piadina ormai non c'è più. Ma come vi è venuta in mente un'idea del genere? Non sono cose da fare queste. Probabilmente avete congelato per sempre il nostro gatto. Ma no, dai, basterà un po' di calore e poi si scioglie il ghiaccio e vedrete che piadina sarà ancora meglio rispetto a prima, vero Dani? Ma sì, sicuramente. Guarda qui, Nina. Se fai così si dovrebbe sciogliere. Guarda, ti risponde pure. Meow. No. Mi viene da vomitare. Piadina. Oh no, il bagno. No, poi scopre che è uno scherzo. No, ma sì. No, fermo. No. Butta giù tutto quello che devi buttare giù. Non puoi andare in bagno. Perché non posso andare in bagno? Perché non potete... Il postino è andato in bagno e lo ha intasato, mi spiace. Robby, questo non è il momento di prendermi in giro. Voi avete fatto una cosa che è imperdonabile, quindi non provare più a scherzare con me. Matti... L'hai sentito? Sì, in realtà l'ho sentito. Piadina. Ogni volta piadina. Che mi fa male anche a me la pancia, io miagolo. E il miagolino di piadina? No, non c'è nessun miagolino di piadina. Levati, fammi andare, fammi passare. È il nuovo ballo del Giancarlo. Mi vuoi far passare, per favore? Ho sentito il miagolino di piadina. Non c'è niente, è il mio stomaco, guarda. Giuro che l'ho sentito e non era. Io adesso gli do un pugno a questo. Vattene via, non toccare Willy. Tu sei pazza qui. Come fai a fare una cosa del genere al mio gatto? Ma io ci ho parlato con Piadina e mi aveva detto che aveva fame, che voleva un luogo. Ma Piadina presto. Non parla. La mia Piadina è il mio gatto preferito. Te l'avevo anche detto. Sei proprio una brutta persona. Forse è il caso di rivelare che è uno scherzo. Devo assolutamente chiamare Robby e dirglielo. Robby! Robby! Levati! Ehi, sto parlando con te. Sì, stavo facendo il ballo di Giancarlo. Devo dirti una cosa. Cosa mi devi dire? In privato. Dani, non posso, altrimenti Matti andrà nel bagno. Levati! Non posso. Tranquillo, Robby, vieni. Matti! Non entrare in bagno, ciao, non ciao. C'entrare. Ma Dani, così Matti scoprirà che è uno scherzo. Piadina nel bagno. Basta Robby, è stato bello finché è durato questo scherzo. Ma Nina stava troppo male, dobbiamo dirglielo. Dobbiamo dirglielo? Sì. Ciao Matti. E questa come la spiegate? Volevamo farvi uno scherzo. Scherzo finito. Nina, guarda un po'. Cosa? Guarda qui. Un fantasma. No, è Piadina, è quella vera. Dove l'hai trovata? Magari l'hai trovata per strada ed è finta. No, era sul letto. Piadina non è rimasta congelata nel freezer. È uno scherzo. Hai capito bene, è colpa di quelli là, di Dani e Robby. Adesso possiamo stare tutti insieme. Sì, era tutto uno scherzo. Adesso ha detto Dani che possiamo ridere tutti quanti assieme perché questo qui ovviamente è un gatto finto, è un peluche, solo un peluche. E voi due ci siete cascati. Che facce. Perché non state ridendo? Perché non ridono? Non lo so Robby. Voi siete delle persone orribili. Questo scherzo è probabilmente lo scherzo più brutto che io abbia mai visto. Io non vi voglio mai più vedere in tutta la mia vita. Non siete degli amici, siete delle persone incommentabili. Hai ragione Ninna. Dani ha pensato a questo scherzo. È colpa di Dani. Dani è una persona orribile. Ah, povera Piadina. Non toccarla. È anche colpa tua. Per favore, non parlarmi più per un po'. Uffa. Dani, per colpa tua mi sa che ho perso anche un amico. Ah. Ok, forse questa volta ho un po' esagerato. Però è uno scherzo, è riuscito.